decisiva, anche perché chi ha il denaro e può gestirlo lo gestisce in altri mezzi, con i mezzi elettronici, quindi andando a togliere i contanti dal banco, almeno per quello che sono le mie conoscenze, magari non è sufficiente. E così come fare la benzina da un gestore soltanto, sì, potrebbe anche funzionare, però secondo me, e mi allaccio al discorso dei gruppi di studio che qualcuno ha proposto, potrebbe essere più opportuno invece fare proprio uno studio per cercare di trovare delle proposte che siano più incisive, più efficaci, anche dato il fatto che non c'è questa adesione del popolo, diciamo. Le persone magari ti seguono, si interessano, però poi a lato pratico, insomma, sono pochi quelli che vengono a manifestare e che aderiscono alle tue iniziative. Un po' perché c'è molta dispersione, siamo bombardati continuamente da informazioni e questo ci crea una barriera, un eccesso di informazione che quindi limita anche la forza dello stimolo che può darti l'informazione stessa. Quindi La questo avevo sentito parlare è dell'economista bello Antonino Del quello che ha Duca passato che lei. parlava appunto di creare imprese di Giorgio, lavoro. è bello quello che ti ho fatto leggere Creare prima, imprese che di me l'ha lavoro passato lei. Quello di prima che ti ho fatto leggere. L'ha fatto lei. Sì, difatti. Quell'aforisma che ti ho Per esempio, fatto avevo leggere pensato che prima, potrebbe l'ha essere fatto utile lei, anche l'ha fatto per Roberta. raccogliere delle informazioni che vanno dal discorso economico sino a quello della salute e così via, e magari un sistema informatico, se io sono un informatico, forse magari ho la deformazione professionale, però che vada, diciamo così, a raggruppare per fasce le informazioni e che vada poi a creare, per esempio, ho pensato, una banca di crediti sociali dove uno può, diciamo così, in formato elettronico accedere, un po' come era la banca dati, cioè Scusami, la banca dei possiamo dati. continuare, visto che stai spiegando un concetto? Grazie, altri 5 minuti extra, dai. Un po' come era, mi ricordo una cosa un po' vaga, insomma, che non conosco poi a fondo, che era la banca dati del tempo, cioè io prestavo dell'opera mia senza far, diciamo, girare soldi e un altro mi prestava l'opera sua, per esempio facevo un sito informatico, il dentista, la banca dati del tempo, un qualche sistema del genere. Anche questo chiaramente andrebbe approfondito. Per gli slogan è chiaro che una volta identificate le azioni, che sono appunto quelle che possono seguire a seguito di uno studio, quindi questa è soltanto una fase iniziale secondo me, in cui poi effettivamente ognuno a casa cerca, magari coordinandoci, di dare del suo e quindi tirar fuori delle azioni che possono essere veramente incisive. Raccordarle, farne un elenco e da questo poi creare i famosi slogan semplici che possono capire chiunque e che si agganciano alla singola azione che si intende intraprendere. Così come poi, tornando invece al discorso della costituzione di un leader o dell'elezione di un leader, della necessità di avere un leader, su questo punto io sarei più per un consiglio direttivo, o meglio, un insieme di persone che possono essere rappresentative, perché è vero che tutti dobbiamo dire la nostra, però credo che sia proprio improponibile. Cioè, c'è chi ha detto che la democrazia diretta al momento non è possibile, e in effetti anche secondo me non è possibile, ma anche per una questione logica. Per cui è chiaro che ben vengano i referendum propositivi, quindi la cittadinanza attiva, quindi la partecipazione delle persone attive alle decisioni, ma poi è chiaro che un comitato ristretto dovrà fare così, diciamo, da portavoce e dovrà poter prendere delle decisioni sempre chiaramente consultando quella che è la base. Per questa cosa qui, però, chiaramente i tempi sono più lunghi. I tempi sono più lunghi perché? Perché praticamente sì, in qualche modo può ricalcare la costituzione di un partito come è stato il Movimento 5 Stelle. E cosa è successo? È partito dalla protesta, ha raccolto la protesta, ha creato dei gruppi di studio, ha interessato persone, diciamo così, preparate sui singoli argomenti, poi ha creato la piattaforma Roosevelt con tutti i suoi limiti, con le sue deviazioni, insomma. La Però questione mediale, cosa ho detto? piattaforma Roosevelt, è ok, Rousseau, Rousseau, scusate.
sufficienti comunque incompiuti, insomma, incompiuti o probabilmente neanche voluti fino a fondo. L'intervento diciamo, non mi ero programmato di parlare, però è chiaro, insomma, che a seguito di tutto quello che ho sentito ho cercato di chiudere e di racchiudere, insomma, gli argomenti più significativi per appunto dire che è necessario proseguire, però dandoci una struttura.